Chiedo alla Presidenza che fine ha fatto il Ministro Alfano, visto e considerato che, no, visto e considerato che questa mattina vi eravate lasciati con il Ministro Alfano che doveva venire in aula a relazionare nel pomeriggio. La domanda che ci facciamo è: che fine ha fatto il Ministro Alfano? Anche perché io sono convinto che se sabato a Roma fosse successo lo stesso finimondo che è successo con i tifosi del Feyenoord, il Ministro Alfano sarebbe arrivato non a mezzogiorno, sarebbe arrivato alle 7:30 della mattina a relazionare. Invece ci troviamo un Ministro che ancora una volta scappa di fronte alla richiesta del Parlamento, scappa di fronte alla richiesta del Senato di averlo in aula, scappa di fronte alla richiesta dei cittadini italiani di poter avere delle risposte su quello che è successo quel famoso giorno di quella famosa partita. Io sono ancora una volta allibito, perché se abbiamo un Ministro degli Interni che non sa affrontare 315 senatori, mi chiedo come faccia il Ministro degli Interni a far la voce grossa nel caso in cui dovessimo affrontare dei terroristi. Mi chiedo come possa affrontare situazioni di crisi internazionale, mi chiedo come possa affrontare situazioni importanti. Ancora una volta il Ministro Alfano dimostra quello che diciamo, cioè che è inetto e forse incapace a ricoprire quel ruolo. La domanda che facciamo al Governo ancora una volta è di poter avere il Ministro Alfano e poter interloquire col Ministro Alfano, visto e considerato che lo prevede anche la Costituzione, il fatto che un Ministro venga in aula a relazionare. È previsto da tutto, è previsto dai regolamenti, eppure il Ministro Alfano non c'è. È a Roma oggi e preferisce fare altro rispetto che venire in Senato a relazionare, nel puro stile di questo Governo. Quando, se vi ricordate, durante i mondiali di calcio il Presidente del Consiglio preferì andare a vedere le partite dell'Italia anziché stare in aula col Senato a parlare delle riforme costituzionali. Questo è un governo che merita questo ministro, questa è una maggioranza che merita il ministro Alfano, un governo di pavidi.